E qui c'è il portabiancheria della roba rossa e anche questo è vuoto, finalmente. Metterla sul piumino. Mentre non serviva andava, quando serviva si è stoppato. Comunque, ciao a tutti, io non vi vedo, ma so che voi più o meno mi vedete. Quindi, se non vi ho ancora salutato, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è già pomeriggio inoltrato di mercoledì, sono le 6. Sto accompagnando Giorgia, che non so se si vede, ai pop, per fare così due lezioni all'aperto. E niente, non credo che l'amico di Maurizio venga nemmeno oggi, quindi adesso domani e venerdì non credo di riuscire a fare niente e vedrò di trovare una soluzione, vi farò sapere e niente, adesso noi andiamo. Allora, Giorgina ha finisciuto di ballare, io non so più quello che sto facendo, ok? E adesso andiamo a casa. Cercare di non ammazzare. Più che altro di non colpire adesso. Deve venire di nuovo anche domani e tanto sono all'aperto, quindi c'è nessun pericolo, diciamo. Oggi non abbiamo fatto un granché a casa, come vi dicevo prima, perché appunto siamo fermi con i lavori, ma mi girano un po', ecco, non so neanche, meglio che non dico parole, potrei dire parole e poi vabbè, comunque mano a mano che capisco cosa fare vi faccio sapere. Abitavo in quel palazzo dove siamo andati a prendere il lettino per Pia, vi ricordate? Abitavo lì. È un po' lo conosco. Se non cambiano. No, vai avanti. Allora, siamo tornati in macchina, qui ci sono le mie unghie nuove, cercavo di farvele vedere, ma aspettate, vi giro e ve le faccio vedere, perché ci sono i brillantini, non so se riuscite a vederle bene così. Comunque, tutto ok, adesso andiamo a consegnare il computer da aggiustare, poi andiamo dalla signora delle bomboniere per scegliere le bomboniere di Pia. Volevo farvi vedere, vabbè, a parte questa bomboniera per gli sposi sulla moto che è bellissima, ma anche ci sono le bomboniere per le due spose. Poi,
sulla macchina per lo sposo e la sposa e poi per i due sposi. Sono veramente bellissime. Stiamo aspettando perché la signora non c'è un momento e adesso arriva subito, e stavamo guardando e niente, qui dentro si vedono anche i vestiti. Guardate che bello questo vestito da sposa. E poi ce n'è un altro là, se riuscite a intravederlo, bellissimo. Dovete sapere che un'altra delle mie un'altra delle mie super passioni sono gli abiti da sposa. Poi ce n'è anche un altro lì. Ecco. E boh, adesso mando un messaggio alla signora. Sì, adesso facciamo un giro. Com'è che balla Giorgia? Così. Fai vedere a mamma come balla Giorgia. Ah, così? Vabbè. Vattene tu. Stai facendo sempre un video short? No. Questo è il video normale. Levati, ma perché non ti levi mai tu? Io ti ho visto, visto. Ciao. Avete lasciato Pia da sola? È Sabrina. Adesso faccio una passeggiata. E vediamo di non cadere. E adesso salto. E adesso faccio una ruota. E la spaccapano. Fai un salto anche tu, Sabrina. Com'è che fa? Cosa c'è lì già, Pia? Cosa c'è lì? Cosa c'è? C'è un buco? Vacci lontano, va? Vai via da questo buco, che se per disgrazia accende ci finisce letto. Digli di non fare una cosa e stai sicuro che la fanno subito. Attenta, eh? Andiamo a fare una passeggiata? Noi volevo andare a fare un giro per il parco. Ok, dai, su, vieni. Yeah.
becchi Pia. Pia sta guardando Giorgia. Stai guardando Giorgia? Cosa fa Giorgia? Non guardi Giorgia? Allora andiamo da Giorgia, balla. C'è una bambina anche che balla? Ti dà fastidio al sole? Oggi, vabbè, a parte la pancia che non mi lascia mai, ho il gonnellone e qui c'è Pia. Facciamo un giro per il parco perché sennò a star ferme lì un'ora e mezza diventiamo, mettiamo le radici. Ma Pia, no, le pietre. Pia. Pia. Pietra. Mettila giù. Sì, un'altra pietra, brava. Ecco, ho fatto un castello di pietra. Basta. Ho fatto un castello di pietra. Ho detto basta. Basta. Ragazzi, voi non potete neanche contare queste pietre, sono troppe. Pia, prendi la tua nuvola e andiamo. Pia? Pia, prendi la nuvoletta. Pia, la nuvoletta! Nuvola! Andiamo, dai. Guardate, ragazzi, se tiro sta levetta dietro, fa un balletto. Voi sapete qual è? Se lo sapete, scrivetelo sotto nei commenti. Pia, lascia stare le pietre. Pia, Pia. Ops, mi è sembrato di schiacciare il castello. Pia. Bravissima Sabrina. Ragazzi, adesso salto io. L'acqua, l'acqua. Pia, vado a prendere l'acqua. Vieni, saltiamo. Aspetta. Ti dai, prego. Dai, saltiamo, dai. Opa, che brava! Ciao, faccio un... Cosa vuoi fare, scusa? Ti siedi lì? Dai, fai un altro salto, dai. Uno, due, tre! Brava! Ciao, prendo. Siedi lì? Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Vuoi saltare? Sì. Magari se mi avvisi. Ti sei fatta male? No. Vuoi saltare di nuovo? No. Cosa cerchi nella mia borsa? Cosa rubi? Cominciamo bene, se rubi. Rose. Cos'è? Quello lì è della mamma. C'è una maracas. Amore, non ce l'hai i fogli per fare un disegno? Uffa! Lo fai poi a casa un disegno, va bene? Mi dai un bacino?
Pia, guardami, dammi un bacino. Dai un bacino a mamma. Lo mandi un bacino ai ragazzi. Fai una cosa? Sì. Ok. E faccio un pennello. Faccio legno. Allora, è arrivata la degusta box di agosto e vi faccio vedere quello che abbiamo trovato dentro velocemente. Allora, ci sono questi crocche gusta della risoscotti, legumi piccanti che sono senza glutine, poi uguali ma mais e riso sempre senza glutine, poi caramelle della ricola, cioè no, non è vero, preparato per tisana della ricola, melissa, limoncella, ottima sia calda che fredda, e quindi questa qui la voglio provare assolutamente perché adesso che fa caldo, fredda va sicuramente meglio, no? Quindi la proveremo. Poi questi snack Choconut Crave, poi questi sottomarini senza gelatina animale, e volevo guardare se per caso sono senza glutine. Esattamente, brava Sabri. Guardiamo insieme, leggiamo. Caramelle, gusti frutta. Che belli. Credo che non c'è scritto senza glutine. Io non ho letto senza glutine. Ah sì, qua. Dove? Qui. Qua. Senza glutine. Ok. Poi questo latte della Adetz è un mix nocciola, noce e avena senza zuccheri aggiunti e non vedo l'ora di provarlo. Poi queste spezie per gin tonic, non credo che le useremo mai. Questi gentilini sono biscotti al malto e miele. Poi queste olive, le mediterranee greche snocciolate della Sacla. Una confezione da 50 grammi, sono olive. Poi qua ci sono edamame con fave e barbabietola, e questi qua chissà se sono senza glutine. Posso andare a leggere io poi mentre che tu fai qualche pezzo? Qua vediamo qua. Sì, senza glutine. E poi riesco a leggere qua, guarda, senza glutine, dove ci sono tutte queste striscettine. E poi ci sono queste qui che sono invece fave alle mediterranee. Poi questo depura tè della Vita Snella alla pesca. Questo succo alla melagrana. Queste nuvolatte della Morato, latte e cacao con farina integrale. E poi della Mr. Day, nuovi, c'è scritto, ma sempre senza lattosio, questi muffin. E dentro ce ne sono 6 con pepite di cioccolato fondente. E basta. Sì, sì, amore. Questo qui è tutto quello che abbiamo trovato nella Degusta Box. Siamo arrivati alla fine di questo video. Io spero che vi sia piaciuto, abbiamo passato una giornata diversa, siamo stati un po' al parco, all'aria aperta, avremo qualche giorno di relax e poi bisogna ripartire a bomba per fare i lavori perché bisogna sistemare questa casa. Noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao! 1, 2, 3.